yeah Pisci era uno mezzo uomo e mezzo pesce. Con queste semplici e scarne parole che descrivono la straordinaria qualità anfibia di questo essere sorprendente, hanno inizio quasi tutte le versioni popolari dell'antichissima e famosa leggenda di Cola Pesce. Qui bisogna fare una precisazione, Poiché la storia di Colapisci si inserisce all'interno di una serie eh, che ha trattato le fiabe. Colapisci è una leggenda ed è in parte una fiaba, E però diversamente dalle fiabe in cui l'incipit c'era una volta non specifica mai né dove... È avvenuta la storia? Né quando, quindi le categorie spazio-temporali non ci sono. Questa che è a metà strada fra la fiaba e la leggenda, invece colloca la storia in un punto della Sicilia o in più punti della Sicilia, come sentiremo. Agli inizi del Novecento, Pitré ricostruisce l'origine e l'evoluzione di questa leggenda. E la cosa importante è che la colloca fra le ultime forme di mitologia, quindi un mito quasi, in Sicilia. E infatti questo eroe discende attraverso la tradizione popolare, io ne ho contate più di 40 versioni, ma anche attraverso la, la tradizione letteraria. Ci sono più di 50 autori dal Medioevo a oggi tra cui cito i più importanti che poi sentiremo nella storia, uno per esempio sospettabile è Cervantes. Sì. Nel Don Chisciotte, nel secondo volume, a un certo punto eh, eh, Sancho Panza, parlando con l'Idalgo, dice che eh, qui ci vorrebbe, per fuggire da questa isola dove ci troviamo, ci vorrebbe uno come Colapesce. Quindi nel 1600 già Cervantes conosce la storia di Colapesce e probabilmente da una ricostruzione che è stata fatta la conosce perché per sei mesi fu prigioniero a Messina, nel 1600, prigioniero dei turchi, e quindi lì qualcuno dei messinesi gli raccontò questa storia. Ma poi c'è in Schiller, sotto il titolo Il nuotatore, fu anche musicata, quindi vedete come queste storie passano. Da un, da un posto nell'altro dell'Europa, ma dove sono nate? In realtà con la pesce, come la maggior parte di queste storie strane o di queste fiabe, ha origini lontanissime e quindi la fiaba, come ho detto altre volte, è quasi un'archeologia dell'anima. Nella mitologia lo, abbiamo, lo avevamo già incontrato eh, assieme a Poseidone e a tutti gli altri semidei del mare che eh, vivono fra eh, lo Ionio e lo Stretto di Messina. Il suo antecedente si chiama Glauco. Glauco è uno come con la pesce che a un certo punto viene trasformato da uomo che era in una specie di essere mostruoso, mezzo uomo e mezzo pesce, e viene collocato da Poseidone che gli ordina di stare nello Stretto di Messina. Lì succede che questo Glauco che poi diventerà colapesce, si innamora di una giovane ragazza calabrese che si chiamava Scilla. Questa ragazza eh, eh, si accorge che con la pesce, sempre nascosto dietro uno scoglio, su, lì, vicino alla spiaggia, al mare, lo guarda e quindi sa benissimo che sta eh, cercando di farle la corte. E a un certo punto proprio lo invita a rivelarsi. Dice tu che ogni giorno ti trovo qua, perché non, non parli? E lui dice «Non posso». «Ma perché non puoi? Perché eh, c'è qualcosa che, che non me lo permette?» «Ma perché? Perché insomma alla fine si rivela». E la ragazza si accorge che dalla cinta, cintola in giù, è un pesce. Inorridita scappa e non ne vuole sentire più di questo corteggiamento. E eh, Glauco cosa fa? Eh, Glauco non sa a chi rivolgersi, se gli consigliano di andare a cercare la maga Circe. Quindi, dallo stretto di Messina va sul terreno, nuota, arriva al Ciceo e eh, chiede alla maga Circe di eh, aiutarlo con una pozione magica perché Scilla si possa innamorare di lui pur in quelle condizioni. Circe dice: Sì, sì, lo farò, Glauco. Ma cosa è possibile? Però mi devi dare qualcosa. E dice, ma cosa vuoi? Cosa ti posso dare? E dice no, niente di particolare. Per un anno tu vivrai con me e godrai del mio amore e poi tornerai in Sicilia nello stretto di Messina e vedrai che Scilla a quel punto si innamorerà di e Glauco si rifiuta perché è fedele al suo primo amore e a quel punto Circe dice ah, va bene così non mi vuoi te ne puoi tornare da dove sei venuto lui notando notando ritorna nello stretto di Messina e Scilla non c'è più ma non è che non c'è più, è stata trasformata da Circe in quell'orrendo mostro con le teste di cane che insidia tutti i, i vascelli, i marinai che sono in quella zona. Quindi il suo amore ha causato questa trasformazione che dal Medioevo in poi... La più famosa citazione di Scilla è in Dante, quindi nel Medioevo, è messa lì per colpa di questo, di questo amore sfortunato. E, e poi arriviamo a Cola e la storia di Cola lo sentiremo nel, nel racconto che abbiamo come dire, imbastito fra le varie versioni. È un bambino, figlio di una lavandaia, che vive sulle coste della Sicilia e a un certo punto per... Che non vuole uscire dal mare, la madre si arrabbia e gli lancia una specie di maledizione senza volerlo. potesse diventare un pisci, Passa l'angelo e lo trasforma in quest'essere strano come glaugo, mezzo uomo e mezzo, e mezzo pesce. Naturalmente la madre è disperata e non sa cosa fare, ma ormai quella è la condanna che lei stessa le ha dato. Ecco, dove si svolge questa storia? Diversamente dalla fiabbia abbiamo una collocazione. In tutte le versioni popolari si capisce che è in una città imprecisata sul mare della costa orientale della Sicilia, Catania o forse, eh, o forse Messina. E con la pesce, una volta che diventa questo semidio, questa specie di ultimo grande eroe nostro, eh, è padrone di tutti i tesori sottomarini e naturalmente... Il re, forse Federico II, dice la leggenda, ma forse ancora meglio Ruggero II d'Altavilla che era suo nonno, si ingelosisce del fatto che tutti i marinai dicono che il vero re non è Federico II, per loro che sono marinai, ma è colapesce. Lo manda a chiamare e lo sfida. E a questo punto la eh, tradizione popolare, ma anche quella letteraria, forniscono diverse versioni. Quindi possiamo iniziare adesso eh, con Aldo che farà un pescatore di eh, Ascitrezza e un narratore di Ascitrezza che farà Riccardo, gli diamo il nome di Mastro Alessi che è un nome verghiano e quindi molto molto siciliano. Poi vediamo che i personaggi cambieranno e quindi Mastro Alessi da narratore diventerà re, lui diventerà il padre di Colapesce e poi abbiamo una figura femminile che è eh, Rossana, che sarà la madre di Colapesce, quella che per disgrazia, maledicendolo, lo trasforma e un giovane ragazzo di Alcitrezza che diventa Colapesce che è eh, Daniele. Possiamo iniziare il nostro racconto. Mi dicesse una cosa Marsalese, ossia che è anziana, è 6, 70 anni e è stato sempre qua a Cizza. ma è successo mai che un picciotto che faceva un a mare per la festa di San Giovanni non l'hanno potuto pigliare? Eh, Voi siete tutti giovani e non vi potete ricordare. Allora eravate piccerini e forse qualcuno di voi non era manconato. Quell'anno di 20 anni fa è eh, andata, ma la posso scordare perché poi è successo successero tante disgrazie di cui una più grande di tutte che colpì soprattutto la gente che vive nei paesi in faccia al mare dove la Sicilia si guarda con l'Italia era il 1908 io ero padrone di barca e andavo per mare e il 24 giugno di quell'anno per la festa di San Giovanni come oggi mi trovavo su una delle barche dei pescatori che partecipano alla festa del pisci a mare. Il mare attorno ai faraglioni quel pomeriggio era liscio come l'occhio. Un picciotto che faceva la parte del pisci mare si chiamava Alfio ed era un figlio da Agnamena, la Vannara. Alfio era bravo e natava sotto l'acqua come un pesce si tuffa da uno scoglio dei faraglioni perché allora la festa a mare si faceva fuori dal porto e cominciò a nuotare sott'acqua attorno alle barche dei pescatori che lo dovevano catturare quando riemergeva sotto le barche per pigliare ciato era come una ingida e nessuno lo poteva afferrare tutti gridavano e ridevano perché Alfio era bravo e gli piaceva scherzare Ogni tanto, quando i pescatori erano a prua, si attaccava alla sponda di poppa delle barche e scherzava l'acqua ai pescatori, battendola coi piedi. Come tu non tonno la cura alla donnara quando sai che è, è giunta la sua ora. Dopo circa mezz'ora che aveva cominciata la festa della pesca e tutti si aspettavano di venire imbarcato lo pescato, Alfio non, non riemesse più. E tutti pensavamo all'inizio che si avia mucciato per farsi beffa delle pescature. Ma quando poi, preoccupati, tutti cominciarono a cercarlo, nessuno lo trovò. Quel giorno il diavolo ebbe vinta su San Giovanni Battista. La festa fu interrotta. Fino a quando ci fu luce, fu cercato. Correrono tutti. Fu chiamato pure un delegato. sua madre, pure, era disperata. E quando fece scuro, lo santo fu portato alla marina senza botte e fuoco d'artificio sperando tutti che, che lo pensavamo morto, che per miracolo non avessimo sbagliato. E c'era sua madre che, che pareva la Madonna addolorata. Ma come poteva essere che Sannego un giovane a cusse forti e a cusse valenti? Ma quale s'anegò? Anche se ero viciriddo, asaccio pure io questa storia. E mi hanno raccontato che Alfio, che era dieci castello, ci vuose fare uno scherzo ai trezzoti e alla gente che era venuta per la festa. Tanto che dicono che qualcuno lo vide poi la sera con una donna forestiera. E com'è che poi non l'hanno più incontrato? E dicono che poi si imbarcò su un bastimento e andò in America a travagliare. Perché lo scherzo fu pesante e non lo poteva giustificare. Eh sì, sì, picciotto, forse è vero, ma quei santi non si scherza! E quella stagione la pesca andò male e il 28 dicembre dello stesso anno, 1908, ci fu il terremoto di Messina. Eh. Lo mare da mattina, che il sole non era ancora nato fra Scilla e Capofaro, si confondeva con la terra. E la terra si apri, cascarono le case e le palazze, le onde arrivavano sopra le montagne e le marinari, persero le barche e la vita. Verso l'abbastimento anche le ghiurranne affondarono come lo corazzate alla battaglia navale di Lissa. Parla storia di quella Ma quella pisci era un picciriggio che diventava pisci centenari d'anni fa. Chi c'entra in San Giovanni? Ma Salessi, mi racconta storia di quella C'era una volta, tanto tempo fa, in un paese che vicino una magia che aveva un figlio, bello, esperto, come a te, eh, E della tua stessa età, che sto caruso si chiamava Cola, eh? e quando andava alla marina con Samage che faceva la vannata, si tuffava in acqua, si metteva a natare e non voleva uscire più dal mare. E voi lo sapete come sono i carusica, che magari che hanno in mano arrappate dell'acqua e la labbra viola e ci fece sempre stare a modo. Dove l'Italia, o la punta del piede, se appena distratta o furtiva si muove, colpisce la Sicilia di un calcio che la fa rimbalzare in Africa pesante, d'oro o di piombo il piede d'Italia in quel punto dove il faro e perciò si chiama borgo di poche case torre del faro nacque al tempo che Federico II regnava con la pesce Nicola Cola e pesce era soprannome perché come un pesce stava nel mare, e non solo a nuotare nello stretto tra la Sicilia e la Calabria da Messina a Catania, a Siracusa e fino al mare di Agrigento, ma a sommozzare per ore nelle profondità marine, le foreste e gli antri, i prati dali e le brughiere di coralli, le liquide e trasparenti case, i segreti, gli inganni, le insidie tutto conosceva del mare e conosceva anche le sirene donne dagli occhi e dai capelli verdi a squame di oro il corpo di pesce tutti i naviganti avevano paura delle sirene del loro canto che era innito a scendere in fondo al mare e chi lo ascoltava si struggeva e obbediva persino Odisseo sapendo di quella insidia dolcissima di quel mortale incanto aveva dubitato di sé e dai compagni ai quali aveva murato con la cera le orecchie si era fatto legare all'albero della nave poiché ardiva di sentirlo ma non voleva correre il rischio di restare per sempre in quel mare e lo sentì. Armonioso, dolce come miele, voleva sciogliersi e scendere tra loro, ma più i compagni, che non sentivano, strinsero i nodi che lo legavano all'albero. E così passò lo stretto di Messina, il solo uomo prima di Colapesce che avesse sentito il canto delle sirene senza perdersi. Ma per la verità. Con la pesce non si poteva dire un uomo, era appunto un uomo pesce. E qualcosa di non umano aveva anche nel corpo, si dice, le dita delle mani e dei piedi unite come le zampe di certi uccelli d'acqua, come le pinne di gomma che i pescatori subacquei si attaccano ai piedi. E qualcosa tra le guance e le orecchie che faceva... Pensare alle branchie, ma non era brutto come uomo se tutti i pescatori della costa gli volevano bene e le sue capacità vantavano come di uno di loro, né brutto come pesce se quando scendeva in mare i pesci gli stavano intorno e con lui ruzzavano come bambini sul prato. Ora avvenne che Federico II, curioso com'era di ogni cosa della terra e del cielo, del mare e degli uomini, sentì di Colapisce e volle conoscerlo e metterlo alla prova. Maestà, ma quando sponda Colapisce? Adesso, popolo mio diletto, occorre aspettare che compaia questo re del mare. Maestà, ma che credete che Colapesce si faccia vedere sempre? Qui più di cento giorni possiamo aspettare. Ho avuto una pensata. E intanto facciamo... chi? Venire la madre e il padre di Colapesce. Così gli possiamo spiegare le nostre intenzioni. Alcuni dicono che è il figlio di una lavandaia e di un pescatore. Dite alla madre e al padre... Di colapesce, che sono attesi dal re. Correte, correte, andate lì a chiamare! Ma, maestà, ma, ci, ci avete fatto chiamare? Hai mai sentito parlare di colapesce? Conosciuto è in Sicilia l'antico, nomo di colapisce ambibbio nato, la nega la somace, l'assonnico, uomo in sostanza ben proporzionato, Pisce per l'accebuto singolare di stare fermo, o funno con le pisce in mare. scorrenno le gran pelaghe profonde, faceva lunghi viaggi e sopportava le meraviglie viste sotto il mare. Ma non sei tu il padre di quella piscia? Voscienza, sì. Siete sicuro? Ma a meno, così mi ha detto mia moglie. Ah, così è. La madre sempre certa e eh. il padre non si sa. Gente pensante! Io non volevo dire questo. Ma stai io volevo dire che il fatto che mio figlio diventò colapesce me l'ha detto mia moglie. Ma perché? Tu non l'hai mai visto colapesce? No, no, perché dopo dalla disgrazia per il dispiacere non sono più andato a pescare. Oh. Fate venire avanti vostra moglie. Siete voi la madre di colapesce? Pesce? Sì, vostra altezza. E ne siete proprio sicura? Cosa? No, no, perché c'è qualcuno che dice che colapesce Pesce è da migliaia di anni che vive in questo mare ed è l'unico che riesce a resistere al canto delle sirene dal tempo che l'astuto Ulisse passò fra Scilla e Cariddi. E io che ne so di tutte queste storie. Io so solo che era mio figlio. Se ora ha avuto altre madri là, non fu uno mare, vuol dire che a me non la vuole più. E poi da quando successe la disgrazia, dicono che con la pesce è figlio di tutte le maci e di marinari. Dite a alla gente anziana del posto, se non è vero. Ma di quale disgrazia parlate, brava donna? La colpa fu di mia moglie che non seppe guardare un picceriddo. È facile per le pelle mascoli che stanno ora tutto il giorno e non sanno che cura e pazienza ci vuole per crescere i figli. Solo QMC lo può capire. pur che a ricordarlo ancora mi piange il cuore. Stasse a Sentri, Vossa Signoria, come andò la storia? A quel tempo, per aiutare a campare la famiglia, faceva la vannara. Ogni giorno scendeva la marina con in testa la giuscia delle robe dei lavari. E figlio, che non sapeva colassarlo, ma ne veniva a rire come fa lo buddicino quando segue la gaddina. Ogni mattina, quando io sbancava, sbiancava le robe dei lavari colazzolo, io lo squazzava. Dall'acqua, dello mare, come fa lo piscideggio che si ha insegnato da poco a Natale. Io lo guardavo di lontano, anzi, mai Ido si avesse avventurato nell'acqua che era più funnale. Attento, gioia, che non sai nuotare, l'acqua è profonda, e, e poi affondare. A così mi faceva piacere che io che mi lasciava ciavagliare. Quando era l'ora però di tornare a casa. Non c'era verso di far nascere dell'acqua. Ogni volta, non so per quanto tempo mi faceva gridare, fino a quando poi con tanta pazienza non la via a di piso fuori dal mare. Gnorno, che forse era nervosa e stanca dello cioppulavare, dopo che l'eppe chiamato una decina di de voti, mi scappò di dire coraggio a di De Cori. Potessi diventare in e non nascere più l'acqua Vengo io, disgraziata di mia, a così, con maledicia. Passo all'angelo e di fronte alle mie occhi Lupicirido si chiamò da un bisci, si un mondo dell'acqua. E a questo punto in alcune versioni popolari la madre di Colapesce, pesce che sta raccontando al re come è andata la storia, la disgrazia come dice lei, tanta. E adesso vediamo quali sono, come dire, le parole sono quelle del testo, la musica invece l'ha scritta è il maestro Matteo Musumeci per farci capire qual era l'atmosfera musicale soprattutto del coro, che sono i popolani che qui non abbiamo, che rispondono alla canzone della madre. Senti lo mio caro bene, ma non mi senti no che sutta il mare. Alla levata si lava le mani e miso sutta le belle frescure. Si stuia con tuo bello moccatore e poi lo manna a suonarci. acqua sorgente e saponi da muri. Ma non mi senti, no, che è sotto lo mare. Ma non mi senti, no, che è sotto lo mare. Ma non mi senti, no, che è sotto lo mare. a questo grido accorato della madre che sta rivivendo nel racconto quello che le è successo, compare con la pesce, quindi compare al cospetto del re ma anche di fronte alla madre che l'ha evocato con il suo racconto. E adesso Daniele che è già stato individuato come personaggio, si presenterà alla madre, e noi ci siamo permessi in questo racconto di fargli parlare un po' tante lingue. La prima con cui si presenta sono le parole che Glauco probabilmente avrebbe detto alla madre, e quindi dirà solo alcuni versetti: sono in esametri. Nel greco antico, quello dell'Odissea, del, del primo canto dell'Odissea. E sono le parole che Telemaco rivolge a Penelope. E poi lo sentiremo dopo negli altri interventi prendere in prestito le parole di Schiller, che ho già citato come diciamo, autore sempre di questo racconto, e le parole anche di Cervantes. Puoi entrare in scena adesso come Cola Glauco, parlando l'antico greco se ti riesci. Metere metitara, ftonei serieron a oidon, terpei nope oinos, orniutai unio taoidoi, aitioi alla poti, zeus aitios oste di dosin. A questo punto, Cola si trova al cospetto del re e cosa fa? lo dirò io stesso cosa fa e lo, lo dirò con le parole di un altro autore diciamo contemporaneo anche se morto da recente che è Leonardo Sciascia Leonardo Sciascia a un certo punto riscrive la storia di Cola Pesce e la scrive a questo modo Cola al cospetto del re era pieno di ansietà di paura ma quando se lo vide davanti Quel re che tutti dicevano grande, grande la sua sapienza, grande la sua ferocia. Ed era invece piccolo, il volto di malato, tra i capelli rossicci, sommesso nel parlare. Si sentì sicuro e libero come sempre. E poi stavano sulla nave scolpita e dorata del re nel mare che Federico certo non amava e temeva, azzurro e sereno in quel momento, ma poteva di una sola ondata, di quelle su cui cola andava come sulle montagne russe dell'Una Park, inghiottire quel vascello e tutta la grandezza che non si vedeva del re. Ecco la prima prova disse Federico mostrando a Cola una coppa d'oro e smeraldi. Io la getterò nel mare e se tu la ritroverai sarà tua. Si avvicinò al parapetto del vascello, la lasciò cadere, restò a fissare il punto in cui scomparve e poi fece segno a Cola che si buttasse. Cola si tuffò, scomparve. Il re restò a fissare ancora quel punto in cui la coppa e cola erano scomparsi. Ma la voce di cola, qualche minuto dopo il re la sentì alle sue spalle, era già sulla nave, la coppa in mano, l'offrì al re dentro, vi guizzava una triglia. E' tua? La triglia, non la coppa, disse uno della corte. Cola sentì e capì. Del resto sapeva che quello che il re dava, i suoi ministri, i suoi cortigiani, i suoi sbirri se lo riprendevano. O era lo stesso re a riprenderselo facendo finta di non sentire e non vedere, comunque della coppa non gli importava. Il fondo del mare era pieno di ori, di argenti, di pietre splendenti e degli scheletri di coloro che li avevano amati e portati. Prese la triglia e la ributtò a mare, la coppa posò che la prendesse chi la voleva. La seconda prova! disse Federico e gettò in mare un anello che aveva una pietra a colore del mare. Cola si tuffò, stette un po' più di quando era sceso per la coppa e quando riaffiorò, aveva in mano una cernia. «Dov'è l'anello?» domandò Federico. «Questa cernia ha ingoiato il vostro anello, maestà!» «Vediamo se è vero!» disse Federico, tirando fuori la spada per spaccare. «Viva ancora la cernia!» Cola lo fermò, dolcemente accarezzò il pesce sul dorso, quasi un solletico. La cernia sembrava deliziata, levava il muso e chiudeva gli occhi come un gatto quando lo si accarezza sulla nuca e dalla sua bocca ecco uscire l'anello. E tuo? disse il re a Cola. Cola gettò in mare la cernia e lasciò l'anello dov'era. L'anello subito sparì, ma Federico non se ne accorse. Pensava, e dopo aver a lungo pensato, disse che voleva sapere da cola cosa ci fosse sotto la Sicilia. Sotto il mio regno di Sicilia. Disse. E che lui credeva ci fossero delle caverne che ogni tanto crollavano e perciò tremava la terra e le città rovinavano. Maestà. Sotto il vostro regno c'è un regno di fuoco. Dai confini sommersi del mare si leva un chiarore, come una fumata. Dove inizio sotto il mare la terra di Trinacria, s'apre una gran voragine da cui vomita il fuoco. E lì un muggire ed un tuonar continuo. E l'acqua bolle a quella rabbia e cigola e gorgoglia e stride e fuma, qual se dentro all'incendio acqua si versi. E sgorga in alto un turbine di schiuma, e fiotto in calza fiotto, e par non abbia mai fin, come se il mare un mar riversi. Poi la fervida corrente, giunta che è alla superficie, cangia pian piano il vivo color di fuoco, ma par sempre che sia sul bollire. L'onde s'azzuffano con l'onde con strepitoso rumoreggiare, e immensi turbinì s'aprono che inghiottono le navi. E che i garofoli d'Orcetto di Messina, che fanno morire tante marinare, Amaro, A cuccingaglia, cui ha roba a mare, avenente! In mezzo all'acqua un regno di fuoco. E come è possibile che l'acqua mantenga senza spegnerlo il fuoco? Ah! Sarà il fuoco dell'Etna. Lo dicevano anche gli antichi che la Sicilia poggia sulla fucina dei ciclopi. Con la pesce, se è vero quello che dite, dovete darmi un'altra prova. Io voglio la materia che laggiù bruci. Ma non essere arrogante. Non puoi comandare la natura. Non mi mancare di rispetto. Se non mi porti il fuoco, ti farò portare in prigione e mai più rivedrai il mare. Abbasso il re! Non è giusto! Ma Maestà, io posso toccare quel fuoco, ma non prenderlo. Se tentassi, il fuoco mi mangerebbe le mani. Le ceneri? Voglio le ceneri, allora. Non ci sono ceneri. Quello è un fuoco che non fa cenere. Se tu lo prendi, quel fuoco diventerà cenere nelle tue mani. Ma non avrò più le mani. Non hai il coraggio. <ride> un re del mare che ha paura di bruciarsi le mani. Ti darò un pezzo di legno, allora. Forza Colapesci, che un buon se si conosce alle burrasche! Portaci una torcia addomata nel furno dello mare, faccela vedere così! Maesta, fammi portare una ferula. Che dici? Ferula? Una ferula, un pezzo di legno, come la chiamate voi, na, una ferra. Ah. La bacchetta di legno con cui bastonate i piccerini quando sono tosti. Eh, certo che se mia moglie, la madre di pesce ci l'avesse fatta assaggiare con queste, non c'era bisogno di maledicirlo o piccerino. Il avesse stato nasciuto subito dall'acqua e non sarebbe diventato un pesce. Maestà, la Sicilia è un, regio, è un regno che poggia sul fuoco. Che l'acqua non riesce a spegnere. Se non ci fosse la Trinacria in mezzo, avverria senza lunga dimora che lo fuoco stutasse o che l'acqua seccasse, ma per lo mezzo della terra. L'uno e l'altra. Dura. Quando la massa infuocata giunge a contatto dell'aria, dall'iquefatta materia diviene una forte salda pietra. Così è stata generata l'Etna ed ha raggiunto il cielo. Nessuno su quella montagna è riuscito a prendere quel fuoco. Nessuno è riuscito mai a fermarlo. La massa infuocata ha origine dalle stelle, l'acqua l'ha trasformata in tutte le forme di vita che si conoscono sulla terra. E allora tu immergi la ferula in quel fuoco ed avrò la prova che ciò che dici è vero. Non te scantare, colabisci! Che in dall'acqua non te bruci! Maestà, cessate questo gioco crudele! Che fa, non avete anima di cristiano? Mie figli ho già fatto tali prove che a tentare nessuno avrà mai cori! Tacete voi lavannara. vannara! Maestà! Se tarderò a risalire, vedrai riemergere la ferula bruciata. Liberatelo! Attendo figlio! Acqua e fuoco, dacci loco! Non essere azzardoso! Non ti ricordi che ti è successo con Neri Picciriddo? Forza colabisci, Faccia avvenire così! Abbasso il re! E viva colabisci! Scivolò in mare. Federico restò ad attenderlo. Scese la sera, spuntò la luna. Cola non ritornava. I cortigiani caddero tutti nel sonno. Solo Federico non dormiva. Scrutava il mare, sereno. E ad ogni delfino che balzava dalle onde per un momento credeva che fosse Cola, che portasse la cenere di quel che sotto il suo regno bruciava. All'alba svegliò i cortigiani e disse: Il fuoco se l'è mangiato, torniamo a Messina. Ora sapeva che sotto il suo regno c'era veramente il regno di fuoco e che un uomo coraggioso e devoto per suo ordine aveva saputo affrontarlo e morire. Era soddisfatto, né mai volle credere poi che Cola. Era ancora vivo nel mare che molti naviganti lo vedevano giocare coi delfini a cavallo dei pesce spada. E così lo si può vedere anche oggi, in certe giornate di sole, in certe notti di luna, quando il traghetto tra la Sicilia e la Calabria arriva in quel punto dove allora era il vascello di Federico da dove cola. Per l'ultima volta scese in mare, deciso, dopo aver conosciuto quel grande re e i suoi ministri, a diventare per sempre pesce.